postilla, una piccola nota. Io pubblicherò 20 video al giorno per tutta la settimana, 10 su Pandino Gold, metto il link in descrizione, 10 e 10 qui su Pandino Club Real. Tendenzialmente Gold alla mattina, Club Real al pomeriggio. E volevo dirvi questo, volevo, scusate, sono andato fuori col cane, penso che sia mio diritto, no? Poi dopo ho fatto la doccia, ho messo a posto casa e adesso sono qui a parlare con voi, un po' tardi, ma ormai, va bene, comunque. Real Madrid, il calcio totale spagnolo. Volevo togliermi dei sassolini dalle scarpe. Quando dico che Real Madrid, quando dico che Real Madrid è il calcio e il Barça sono il calcio, perché? Non necessariamente vincono tutto, anzi, tendenzialmente vincono tutto, ma anche qualora non vincessero, voglio parlarvi di una chiacchierata che ho fatto con un addetto ai lavori, uno che ha una squadra dilettantistica, e dice: io che guardo il calcio, lui guarda tutte le partite di calcio perché è un addetto ai lavori, è uno studioso di calcio, è un appassionato di calcio. Io apprendo sempre dalle persone che sanno qualcosa più di me, hai capito? Sono un tuttologo, ma cerco di capire quello che fa uno che è nel calcio, che lavora col calcio. Dice: sono squadre che hanno un tasso tecnico, una proprietà di palleggio, una proprietà di gioco che è superiore a tutti e glielo insegnano da bambini. Perché il vivaio di queste squadre qui, la scuola di calcio, è, guardate il possesso palla, ma si vedeva da 5 minuti quando giocava con l'Atalanta, che poi, voglio dire, tecnicamente scarsa, no? Rispetto al Real, però è la scuola di calcio, la scuola spagnola, è superiore a tutti. Anche, tant'è vero, molti brasiliani vengono a giocare in Spagna, ma la scuola spagnola, la proprietà di palleggio, il calcio totale, è il calcio spagnolo che è superiore. Non ha rivali nel mondo, l'Italia è solo il contropiede.